Si è concluso con un bilancio positivo il Festival Insegui l'Arte della Riconoscenza, giunto alla quinta edizione con l'arrivo dei giganti e della Befana, accolti con tanta gioia dai bambini nel borgo di Badolato, proprio nel giorno dell'Epifania. Il rullare dei tamburi ha risvegliato gli abitanti di Piazza Castello e l'incontro suggestivo con la Befana, che ha distribuito doni per tutti, ha regalato un'immensa gioia nei bambini e non solo.
giganti che sono un'antica tradizione. E noi veniamo dal Vibonese, siamo per l'esattezza di Porto Salvo, in provincia di Vibo Valentia, dove nel Vibonese sono molto radicati questi giganti che raccontano la storia di Mata e Grifone. Lui è un re turco, lei è una regina greca. Nei nostri paesi, nel Vibonese, ma anche nel Reggino sono molto radicati, aprono tutte le feste patronali, al mattino del giorno della festa, alle 8, i giganti con questo squillante rullo di tamburi escono e invitano le persone ad uscire fuori perché è il giorno di festa, perché è il giorno della festa patronale del paese. Lui è un re turco, lei è una regina greca che. Lui sbarcando sulle coste calabresi, vedendo questa bella regina, se ne innamorò. Essendo di religioni diverse, non si potevano mettere insieme, però alla fine è trionfato, diciamo, l'amore. E nonostante le diversità di religioni, di tradizioni, si sono innamorati e si sono poi alla fine sposati. Si racconta anche che Gioacchino Murat, passando da Briatico, vedendo queste enormi statue con questi rumori, sembrando dei giganti, si è messo paura. E quindi invece di sbarcare a Briatico, sbarcò a Pizzo, dove alla fine trovò la morte. Vogliamo presentare tutti i ragazzi. Sì, allora io sono Felice Napoleone, sono il proprietario dei giganti, che sono nato sotto un re dei giganti che si chiama Mastro Miciu, che è di Salleo di Briatico, ma di origini siciliane. E ci ha inculcato questa tradizione da piccolini. E io cerco di trasmetterlo a questi ragazzi che si sono esibiti qui da voi oggi, portando avanti le tradizioni, che speriamo di non farle scomparire perché la nuova gioventù non è molto radicata nelle tradizioni. I musicisti sono Francesco, Davide, c'è Vincenzo, Christian e Gianfranco. Sono tutti giovanissimi, sono portatori di musica popolare e di tradizioni. Siete ospite del festival di Geospin Carioti. Sì. E siamo ospiti qua, grazie ad Alessandro che mi ha contattato, già dovevamo essere qui quest'estate, poi per varie situazioni non siamo stati, però siamo molto orgogliosi di essere qui in mezzo a voi oggi. Dopo il borgo, la visita anche a Badolato Marina ha visto una partecipazione di tanti bambini accompagnati dai genitori. Buonasera, sono felice di essere qui, di aver partecipato al Festival della Riconoscenza. Eccomi a impersonare la Befana per condividere un po' di magia, di allegria con queste persone, questi bambini che stanno vivendo questo momento così, diciamo, triste. E quindi portiamo e condividiamo quella magia che c'è sempre in ognuno di noi, e specialmente nei bambini. La gioia dei bambini, dei tanti regali che avete portato, e oggi a Badolato c'è veramente una grande festa. E io sono qua insieme a voi, grazie e alla prossima! Ciao! Grazie.
ciao bella Befana. Thank you.
Un bilancio positivo per il direttore artistico del Festival Insegui l'Arte della Riconoscenza. Con questo speciale, con questa spettacolare esibizione si conclude il Festival Insegui l'Arte, il Festival della Riconoscenza. Sì, sono stati 20 giorni bellissimi. Io direi che oggi abbiamo chiuso in bellezza con questa grande festa dedicata alle famiglie e ai bambini. Abbiamo percorso insieme le vie del borgo di Badolato Superiore e poi siamo venuti qui in marina per allietare tutte le famiglie. Insomma, una grande festa, meglio di così non potevamo chiudere. E sono stati 20 giorni ricchi, una grande corsa che, come dire, un esperimento riuscito questo, di questa. Un esperimento riuscito per Insegui l'Arte e per questa edizione eccezionalmente invernale. Quinta edizione, ci sarà la sesta? Ci sarà la sesta, sì. Penso che possiamo già dirlo, torneremo ad agosto, che poi è il nostro mese per eccellenza. Quindi vi diamo già da ora appuntamento ad agosto, sempre a Badolato Superiore. E magari riusciremo anche a continuare in questa operazione di destagionalizzazione, perché è bello non fare tutte le cose in agosto, no? Rischiamo sempre di accavallarci con tutti gli eventi in quell'unico mese, invece è bello dilatarlo per invogliare le persone anche a venire nei mesi più spenti. E poi anche perché gli abitanti del luogo sono le persone a cui noi principalmente rivolgiamo tutte le nostre attività. Nonostante questa pandemia siete riusciti a coinvolgere centinaia e centinaia di persone, sempre nel rispetto delle norme Covid, con i laboratori, con gli spettacoli, con la presentazione dei libri, di tutto e di più. Sì, una carrellata di eventi, presentazione di libri, come dicevi, tantissimi concerti, ben 8 concerti e poi ancora i laboratori di bambini, perché noi a loro ci teniamo tanto. Siamo riusciti a farlo nonostante questo periodo di insicurezza e di paura. Anzi, io ne approfitto per rivolgere un saluto a tutte le persone che a causa del Covid non hanno potuto partecipare a queste attività e voglio ringraziare l'amministrazione comunale che particolarmente nella giornata di oggi ci ha sostenuto. Abbiamo fatto questa piccola manifestazione all'aperto anche grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine che hanno capito l'importanza di questo momento collettivo per i nostri bambini, a cui non dobbiamo togliere la luce della speranza per il futuro. Non solo Giuseppe Cariotti, ma una grande squadra, se no non si poteva fare tutto questo. Assolutamente, Josephine Cariotti è al servizio del Festival Insegui l'Arte, al servizio della comunità e dietro di me c'è una grandissima squadra di giovani che lavora anche dietro le quinte e in smart working, perché abbiamo organizzato un intero festival da casa e quindi sì, grazie anche a tutti i ragazzi che collaborano con noi. In fondo se noi tutto questo lo facciamo è per i nostri giovani e per il futuro, quindi sì. Grazie a voi che ci avete seguito e alla prossima edizione.